Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Mesia Terme in compagnia di Angelica Artemisia Petatella per finalmente l'atteso concerto di Oscar Bonelli, appunto organizzato da Cletarte, che abbiamo documentato in questi giorni con un'altra intervista. Chiedo ad Angelica, che stamattina invece ha visto i ragazzi delle scuole essere allietati della musica di Oscar Bonelli, com'è andata la mattinata? Benissimo, avevamo la sala piena, i ragazzi si sono divertiti e soprattutto all'ultimo hanno sperimentato un po' degli strumenti, hanno conosciuto qualcosa di nuovo. Questo era il messaggio più importante che volevamo portare, il fatto che bisogna sempre aprirsi alle novità e alla fine non se ne andavano più, insomma, almeno una parte di loro. Una parte ovviamente sono andati via perché si sa che la voglia di andarsene in mezzo ai prati alla primavera è più forte e questo ci ha fatto tanto piacere. Ci ha fatto ancora più piacere il grande gruppo di ragazzi che sono rimasti qui per suonare con Oscar e mettersi a disposizione per fare un po' di esperimenti vocali anche. La curiosità di sperimentare, dicevi tu, nasce comunque dall'interesse che magari un insegnante può dare appunto al ragazzo, alla ragazza, che decidono non solo di valorizzare il panorama intorno a lui, che chi vive in Calabria sa benissimo che il verde è tantissimo, ma soprattutto apprezzare la musica, dicevi nella precedente intervista, di strumenti a volte improvvisati, perché Oscar comunque li costruisce gli strumenti. Lì per terra, tra i vari strumenti, se poi volete dare un'occhiata, certo. C'è un po' macabro da dire, due teschi attaccati, un femore dei corni, ecco. No vabbè, ma anche al di là di questi dettagli che sembrano un po' macabri, ma in realtà la natura ci offre anche questo, no? Certo, ci offre, il mondo antico ha sempre suonato le ossa svuotate, così come il bambù, ed è un po' accettare il ciclo della natura, accettare che tutto è musica, persino uno scheletro è musica, che non è macabro, è la parte più misteriosa, è interessante della natura perché ci porta ad accettare delle cose che noi non riusciamo nel nostro mondo tecnologico e ben organizzato ad accettare più. È vero, tra l'altro mi veniva in mente nella precedente intervista, ma non te l'ho detto, che mi ricordo quando il mio insegnante delle superiori mi parlava del flauto di Pan, di come era nata la musica, del vento che veniva passato nelle canne, allora da lì, un po' mi ricorda questo, mi ricorda che comunque la natura è già musicale, siamo solo noi che dobbiamo forse ascoltarla. Noi siamo abituati dalla società a non ascoltarci, a vederci come persone che possono infastidirsi l'un con l'altra, a stare nei nostri confini, a non avere più il piacere di condividere, di stare insieme perché abbiamo troppi impegni, abbiamo il nostro lavoro, abbiamo le nostre cose, non si può fare musica così. La musica invece ci insegna che in mezzo a tutti gli impegni che possiamo avere ci troviamo insieme, ci guardiamo e facciamo qualche cosa che è suono. È anche tempo, perché prendersi del tempo è anche musicale, giusto? Il tempo è la libertà, non esiste nessuna democrazia, nessuna forma di società sana che tolga il tempo agli individui. Gli individui devono avere il loro tempo. E la musica ci insegna anche questo, ad essere democratici. Hai detto bene, perché comunque democrazia è una parola difficile magari da applicare, tutti ne parlano ma è difficile da applicare, forse nella musica si riesce davvero a accomunare un po' tutti, perché per quei pochi, diciamo, minuti, mezz'ora, un'ora e mezza del concerto di Oscar le persone stanno in silenzio, estasiate ad ascoltarlo e si crea quell'atmosfera onirica, direi io. Sì. Allora, Oscar si occupa anche di meditazione del suono, è una delle sue funzioni, una piccolissima delle straordinarie cose che sa fare, è proprio catapultarti in una dimensione alternativa dove tu sei costretto a fermarti, aspettare che il suono entri, sì. E lavora lui dentro di te, tant'è che sappiamo che le nuove prospettive della medicina alternativa è proprio la medicina attraverso il suono. Perché il suono sono vibrazioni, noi ci facciamo, abbiamo un male al ginocchio, abbiamo, no? Quelle macchinette che ci mandano le vibrazioni, sì, non so esattamente perché un sacco di. Ci ho provato una volta, poi ho lasciato perdere. In realtà la stessa cosa la può fare la musica, sì. Quando noi impariamo ad entrarci in contatto e non abbiamo bisogno di tutto il resto.
Angelica, prima di concludere la nostra intervista, anche perché caricheremo su internet il video del concerto, quindi invito i nostri amici web ascoltatori a vederlo, ma soprattutto a chiedervi, magari non so, di partecipare ad attività locali, perché io penso che i comuni dovrebbero patrocinare interventi del genere, ma non so, con un concerto all'interno delle proprie pinete, dei propri boschi, dei propri giardini, per sperimentare la musica di Oscar Bonelli, ma anche quello che c'è intorno, ovvero l'arte, la cultura che tu stai portando da anni in tutta l'Italia con vari eventi di varia natura. Allora, diciamo che la bellezza di questo evento è che abbiamo la possibilità anche di modularlo, sì, inserendo anche degli ingredienti diversi in base alla location in cui lo vogliamo fare, perché per noi è importante che passi il messaggio e quindi siamo noi che ci adattiamo al pubblico e che troviamo di volta in volta gli escamotage giusti per adattarci sia all'ambiente, perché oggi siamo in una sala concerto, ma domani potremo trovarci appunto in uno spazio all'aperto, in una pineta. Certo. La bellezza di questa, diciamo, bomboniera, di questo evento è che siamo in grado di gestirlo in modo da andare noi verso. Ci farebbe veramente piacere se ci fossero più persone, più soprattutto enti pubblici, che si facessero carico di coscienza di ascoltare qualcosa del genere e proporla ai loro cittadini, concittadini, insomma. Perfetto, io ringrazio Angelica Artemisia Pedatella di Cletarte, lo ricordo, organizzatrice del concerto di Oscar Bonelli proprio qui alla Mesia Terme, un evento unico almeno in zona, quindi le informazioni andranno sotto il video e vi ringrazio ancora, Liberi TV, Riccardo Cristiano, la Mesia Terme. Grazie a voi. Vabbè, noi siamo qui oggi a sentire il maestro Bonelli in quanto abbiamo portato alcune classi del liceo musicale. Ci interessava fare questa esperienza perché in ogni caso, oltre ad essere un'esperienza, come dire, musicale, è anche un'esperienza spirituale. Io penso che in un mondo che va così veloce, che va di fretta, che è molto materialista, voglio dire che è molto commerciale e via di seguito, questi momenti spirituali e musicali, perché poi il maestro Bonelli riesce a passare in mezzo a tutte le culture musicali di millenni, oserei dire. Un'esperienza per noi, questa è stata, anche i ragazzi hanno veramente apprezzato questo tipo, chiamiamolo spettacolo, ma forse qualcosa di più di uno spettacolo, perché è molto più profondo rispetto ad uno spettacolo. Quindi ne usciamo, penso, un po' tutti arricchiti di questo. Buongiorno, io mi chiamo Sara Persichetti, sono una danzatrice di danze orientali e ho partecipato con molto piacere a questo progetto di musica, danza e teatro che si è svolto qui oggi. E ritengo che sia stato molto importante portare i ragazzi delle scuole ad assistere a questo concerto educativo in cui questo maestro di strumenti molto particolari ha illustrato ai ragazzi varie tecniche musicali del passato che chiaramente oggi è difficile studiare in maniera così approfondita. E è importante all'interno della scuola effettuare questo tipo di attività educative che servono ad allargare gli orizzonti e le conoscenze dei ragazzi, che sono fondamentalmente il nostro futuro. E quindi ritengo che la scuola debba insistere su questi progetti interculturali in cui si esce anche dalle aule scolastiche e si portano i ragazzi ad assistere a concerti, performance, esibizioni di danza, perché la danza orientale, come tutte le altre discipline di danza, è una disciplina a tutti gli effetti. E sono grata all'organizzatrice del progetto, Angelica Artemisia Pedatella, per questa grande possibilità che mi ha dato e invito appunto tutti i professori, i presidi soprattutto, a divulgare quanto sia importante educare con esperienze al di fuori dell'ambito scolastico i nostri ragazzi. Grazie. Mi chiamo Oscar Bonelli, sono un musicista un po' particolare perché va alla ricerca del suono tramite vari strumenti musicali che vedete qua alle mie spalle, che vengono da varie etnie, da tutto il mondo, dai ronzoni che appunto vengono utilizzati dai rituali maori in Nuova Zelanda, a delle trombe tibetane, a dei flauti che vengono utilizzati in Turchia come Ney,
e tanti altri strumenti che magari possono essere tamburi sciamani e tante altre campane che comunque appartengono a tutte le etnie che hanno un loro fine, quello della ricerca della spiritualità. Questa ricerca si fa tramite il suono, attraverso questo suono le vibrazioni entrano all'interno del corpo, vengono assorbite dal nostro corpo e dal nostro cervello per crearci uno stato di introspezione e meditazione. Questo è molto importante perché queste vibrazioni allentano le tensioni. Noi sentiamo quello che accade quando ascoltiamo un disco meditativo, un disco che comunque appunto ci porta al rilassamento, e quello che accade magari ascoltando un disco che ci fa danzare, ci porta gioia, eccetera. Queste vibrazioni sono sempre vibrazioni portate da strumenti che a secondo della loro ritmica, a secondo delle loro frequenze, ci danno degli stati di coscienza diversi. Questo è importante perché noi attraverso la musica abbiamo un linguaggio che può calmare il corpo. L'approccio dei ragazzi all'interno di questo linguaggio è fondamentale. Il fatto di suonare uno strumento inizialmente porta, prima cosa, ad un calcolo matematico proprio che viene inconscio all'interno della persona, in questa struttura di varie note che si susseguono l'una all'altra, e poi dell'armonia che questa matematica ha all'interno della sua struttura. Questo viene incamerato dal corpo, dalla mente, e porta un equilibrio interiore in questo percorso che ci avvicina sempre di più a qualche cosa che è spirituale, che è dentro di noi e nel tutto quello che ci circonda. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce! E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina. Dio disse: sia il firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaiono asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque il mare. E Dio vide che era cosa buona.
Thank you.
andato in un paese lontano per guadagnare molti soldi. Diventò ricco, raccolse molte mercanzie e, poco prima di tornarsene a casa, incontrò dei mercanti che avevano una perla bellissima. Così fece uno scambio, vendette tutta la mercanzia accumulata in anni di lavoro e comprò la perla. Sulla via del ritorno, la nave sulla quale viaggiava affondò. Il mercante allora, con la sua perla in mano, si tuffò e riuscì a nuoto a raggiungere la riva. E così tornò a casa con il suo tesoro intatto. Tutti gli altri viaggiatori persero. Thank you.
Thank you.
C'era una volta un albero che amava un bambino. Il bambino veniva a visitarlo tutti i giorni. Raccoglieva le sue foglie con le quali intrecciava delle corone per giocare alla re della foresta. Si arrampicava sul suo tronco e dondolava, attaccato ai suoi rami. Mangiava i suoi frutti e poi, insieme, giocavano a nascondino. Quando era stanco, il bambino si addormentava all'ombra dell'albero, mentre di fronte gli cantavano la ninna nanna. Il bambino amava l'albero con tutto il suo piccolo cuore, e l'albero era felice. Ma il tempo passò e il bambino crebbe. Ora che il bambino era grande, l'albero rimaneva spesso solo. Un giorno il bambino venne a vedere l'albero e l'albero gli disse: avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei rami. Mangia i miei frutti, gioca la mia ombra e sii felice. Sono troppo grande ormai per arrampicarmi sugli alberi per giocare, disse il bambino. Io voglio comprarmi delle cose, divertirmi, voglio dei soldi. Tu puoi darmi dei soldi? Mi dispiace, rispose l'albero, ma io non ho dei soldi, ho solo foglie e frutti. Ma prendimi i frutti, bambino mio, e va a venderli in città, così avrai dei soldi e sarai felice. Allora il bambino si arrampicò sull'albero, raccolse tutti i frutti e li portò via, e l'albero fu felice. Ma il bambino rimase molto tempo senza ritornare e l'albero divenne triste. Poi un giorno il bambino tornò. L'albero tremò di gioia e disse: avvicinati, bambino mio, arrampicati sul mio tronco e fai l'altalena con i miei rami e sii felice. Ho troppo da fare, non ho tempo da arrampicarmi sugli alberi, rispose il bambino. Voglio una casa che mi ripari, continuò. Voglio una moglie, voglio dei bambini, ho dunque bisogno di una casa. Tu puoi darmi una casa? Io non ho una casa, disse l'albero. La mia casa è il bosco. Ma tu puoi tagliare i miei rami e costruirti una casa, allora sarai felice. Il bambino tagliò tutti i rami e li portò via per costruirsi una casa e l'albero fu felice. Per molto tempo il bambino non venne. Quando ritornò l'albero era così felice che riusciva a malapena a parlare. Oh, avvicinati, bambino mio, mormorò, vieni a giocare. Sono troppo vecchio e troppo triste per giocare, disse il bambino. Voglio una barca per fuggire lontano da qui. Tu puoi darmi una barca? Dai al mio tronco, fatti una barca, disse l'albero, così potrai andartene ed essere felice. Allora il bambino tagliò e si fece una barca per fuggire. L'albero fu felice, ma non del tutto. Molto tempo dopo, il bambino tornò ancora. Mi dispiace, bambino mio, disse l'albero, ma non mi resta più niente da donarti. Non ho più frutti. I miei denti sono troppo deboli per dei frutti, disse il bambino. Non ho più rami, continuò l'albero. Non puoi più dondolarti. Ah, oh, sono troppo vecchio per dondolarmi i rami, disse il bambino. Tronco, disse l'albero, non puoi più arrampicarti. Ah, sono troppo stanco per arrampicarmi, disse il bambino. Sono desolato, sospirò l'albero. Vorrei ancora donarti qualcosa, ma non ho più niente. Sono solo un vecchio ceppo, mi rincresce tanto. Ah, non ho più bisogno di molto ormai, disse il bambino. Solo un posticino tranquillo per sedermi e riposarmi. Mi sento molto stanco. Ebbene, disse l'albero, raddrizzandosi quanto poteva. Ebbene, un vecchio ceppo è quel che ci vuole per sedersi e riposarsi. Avvicinati, bambino mio, siediti.
Così fece il bambino e l'albero fu felice.
quanti che l'ammiravano. Era veramente il cuore più bello che avessero mai visto. E più lo dicevano, più il giovane si vantava e si insuperdiva per quel suo cuore meraviglioso. All'improvviso emerse dalla folla, come se fosse dal nulla, un vecchio che, guardando il giovane, gli disse: "Beh, il tuo cuore è molto meno bello del mio." Certo, quando lo mostrò aveva gli occhi tutti puntati addosso della voglia del ragazzo. Lo guardarono. Quel cuore batteva forte, ma era ricoperto di cicatrici. C'erano delle zone dalle quali erano stati asportati dei pezzi e rimpiazzati con altri, ma non combaciavano bene. Così il cuore risultava tutto rattoppato. Per giunta era pieno di grossi buchi dove mancavano interi pezzi. Così tutti quanti osservavano il vecchio colmo di perplessità, domandandosi come potesse affermare che il suo cuore fosse bello. Il giovane guardò come era ridotto quel vecchio e scoppiò a ridere. "Stai scherzando", disse. "Confronta il tuo cuore con il mio è perfetto, il tuo invece è un rattoppo di ferite e lacrime." "Vero", ammise il vecchio, "il tuo ha un aspetto assolutamente perfetto, ma non farei mai a cambio con il mio. Vedi, ciascuna ferita rappresenta una persona alla quale ho donato il mio amore. Ho staccato un pezzo del mio cuore, glielo ho dato, e spesso ne ho ricevuto in cambio un pezzo del loro cuore, a colmare il vuoto lasciato nel mio cuore. Ma certo, ciò che dai non è mai esattamente uguale a ciò che ricevi, e così ho qualche rattoppo a cui sono affezionato, però ciascuno mi ricorda l'amore che ho condiviso. Altre volte invece ho dato via pezzi del mio cuore a persone che non mi hanno corrisposto, e questo ti spiega le voragini. Amare è rischioso, ma per quanto dolorose siano queste voragini che rimangono aperte nel mio cuore, mi ricordano sempre l'amore che provo anche per queste persone, e chissà, forse un giorno torneranno, colmeranno lo spazio che io ho riservato ancora per loro. Comprendi adesso che cosa sia la vera bellezza?" Il giovane era rimasto senza parole e lacrime copiose gli irrigavano il volto. Prese un pezzo del proprio cuore, andò incontro al vecchio e glielo offrì con le mani che tremavano. Il vecchio lo accettò, lo mise nel suo cuore. Poi prese un pezzo del suo vecchio cuore raccolpato e con esso colmò la ferita rimasta aperta nel cuore del giovane. Lo c'entrava, ma non combaciava perfettamente. Il giovane guardò il suo cuore, che non era più il cuore più bello del mondo, eppure lo trovava più meraviglioso che mai, perché l'amore del vecchio correva dentro di lui.
Oh,
Franz, direttore di Liberi TV. Grazie. Grazie a Federico Edition. Un altro grazie molto speciale all'Associazione Culturale Anami Bonsai Club, che ci ha fornito i due amici che questa sera abbiamo fatto sentire la loro voce. Avete ascoltato le piante cantare e resistere.